Ciao a tutti, siamo in diretta. Aspettiamo qualche minuto che le persone si collegano. Solo qualche minuto e poi iniziamo con la diretta. Ciao Piana Greta, ciao Simone, ciao Erasmo, ciao a tutti gli amici che ci seguono sempre. Un saluto a Luciana Scancella che ci segue tutti i giorni. Ciao Luciana. Aspettiamo un minuto e partiamo. Ciao Luca. Iniziamo questa diretta di sabato 9 maggio. Come vedete, sono tornato nel Palazzo dell'Arengo e quindi nell'ufficio del sindaco e facciamo questa diretta qui per dare anche un messaggio di speranza. Ci spostiamo dal COC all'Arengo per cercare di tornare man mano alle nostre attività quotidiane. Ho fatto un giro per Piazza del Popolo, Piazza Arengo, ho visto diverse persone, ma tutti rispettavano il distanziamento, rispettavano le regole, quindi vi ringrazio e sono anche emozionato perché rivedere le persone che non vedi da tanto tempo, ma le vedi solo virtualmente, ti fa un certo effetto e quindi mi ha fatto veramente effetto e soprattutto mi ha fatto piacere rivedere molti cittadini, molte persone che dopo tanto tempo che sono rimaste a casa hanno potuto fare una passeggiata, una camminata, salutare amici e quindi mi ha fatto molto molto piacere. Partiamo e questa sera, come sapete, il sabato con noi c'è Sandra Felicioni con la lingua dei segni per i nostri amici sordi. Partiamo dai dati del Gores, al momento in provincia di Ascoli ci sono 89 persone positive al coronavirus, è un dato che emerge dai dati, ovviamente come dicevo, forniti dal Gores e dall'inizio dell'emergenza abbiamo registrato 287 casi positivi nella nostra provincia, ma a questi dobbiamo sottrarre 185 guariti e anche le 13 vittime. Quindi al momento abbiamo 89 persone e questo è un dato che ci dà speranza e diciamo ci dà un po' di sicurezza, però invito ancora tutte le persone a rispettare tutte le misure di sicurezza, ad effettuare tutti i distanziamenti, ad indossare la mascherina, a rispettare se stessi e gli altri. Questo lo diciamo tutti i giorni da quando è iniziata questa emergenza, ma ora più che mai, perché se realmente vogliamo tornare ad uscire, vogliamo tornare a riattivare le nostre attività, dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo entrare in un regime di controllo, soprattutto di noi stessi, ma anche degli altri. Quindi in un atteggiamento, nuovo, che ci deve portare al rispetto di noi stessi, al rispetto dell'altro e quindi quotidianamente essere attenti al contatto con gli altri.
Di queste 89 persone che risultano positive, abbiamo 3 ricoveri in terapia intensiva a San Benedetto e 11 ricoveri nei reparti non intensivi. Partiamo dalla giornata di oggi. In realtà ieri, oggi abbiamo mandato il comunicato, ma ieri ho elaborato un documento che ho voluto sottoscrivere con molti dei sindaci che ringrazio tra l'altro, ma era un documento non nato da una mia idea, ma da una volontà, una richiesta di molti cittadini che avendo parenti, amici, fidanzati nel vicino Abruzzo o persone che abitano nel vicino Abruzzo, che hanno parenti, amici e fidanzati nel confine, nella nostra provincia, non potevano spostarsi per andare a trovare nonni, parenti, amici, zii e fidanzati. E allora da questa esigenza dei cittadini, il primo che ha fatto da apripista è stato il sindaco Falcioni, che ringrazio, e ha richiesto all'ANCI Marche di attivarsi presso il ministro Boccia per cercare di fare una deroga al DPCM. Allora abbiamo fatto questo documento condiviso da tanti sindaci, in realtà molti già si erano mossi autonomamente, ma ringrazio per aver aderito a questa richiesta, dove abbiamo chiesto al governo. I sindaci che hanno aderito sono il sindaco di Maltignano, ovviamente Armando Falcioni, Pasqualino Piunti, il sindaco di Acquaviva e molti altri, comunque sono 24 sindaci. 24 sindaci che hanno voluto sottoscrivere questo documento per richiedere al governo una modifica al DPCM, perché non ci sembra normale che persone che magari vivono ad Ascoli o nella provincia di Ascoli possano spostarsi e fare 200 km per andare a Pesaro e non possono fare 5 km per andare a Sant'Egidio, ad Ancarano, o nella seconda casa a Villa Rosa, al Badriatico, a Tortoreto, o andare dal fidanzato magari a Civitella piuttosto che a Valle Castellana. E allora, abbiamo richiesto una deroga e non mantenere un confine rigido tra regioni, ma poter derogare almeno in uno spazio delimitato da qui al vicino Abruzzo per permettere questa mobilità tra comuni di diverse regioni. Questa è la nostra richiesta, che abbiamo sottoposto anche ai 4 parlamentari del territorio, al senatore Giorgio Fede, all'onorevole Cataldi, all'onorevole Silvestri, all'onorevole Latini, e quindi chiediamo al governo una deroga immediata per permettere questi spostamenti, che tra l'altro sono spostamenti che non mettono a rischio, diciamo, assembramenti o contatti, ma solo una concessione per una richiesta di cittadini che da tanto tempo non riescono a vedere i propri familiari, i propri parenti o i propri congiunti. Rimane sempre centrale il principio di tutelare prima di tutto la salute pubblica e quindi la salute di tutti i cittadini. Quindi noi non vogliamo passare avanti, anzi, il principio di ogni documento che elaboriamo, io lo dico sempre e lo ripeto, dobbiamo, per quanto riguarda l'aspetto della salute sanitario, non dobbiamo andare oltre le nostre capacità e competenze, ma dobbiamo affidarci agli organi sanitari e alle fonti ufficiali. E queste le vogliamo rispettare sempre. Vogliamo rispettarle e soprattutto dar voce a loro, perché da un punto di vista sanitario in questo momento più che mai comprendiamo di dar la parola agli operatori sanitari, agli scienziati, ai virologi e quindi agli organi competenti. Però questa deroga consentirebbe un buon senso per quanto riguarda i cittadini nelle aree di confine. La condividiamo e quindi la porteremo avanti e stimoleremo il più possibile. Per quanto riguarda la fase 2, noi stiamo lavorando in comune tutti i giorni, oltre ai confronti che stiamo facendo con commercianti, operatori economici e quotidianamente incontri e confronti con tutte le partite IVA. Stiamo studiando misure per poter attuare delle risposte alle attività che stanno soffrendo tantissimo e quindi ragionando sull'ampliamento degli spazi esterni, sulla Tari, come poter andare incontro alle attività che hanno avuto un'interruzione di esercizio, al bonus per gli affitti. Su questo sollecitiamo la Regione e il Governo
per poter dare delle misure, perché la voce degli affitti, ci rendiamo conto che la voce è più importante, e se continua a non essere la prima voce per le attività che hanno incassi del 70-80% in meno, diventa complessa mantenerle in vita. Noi vogliamo mantenere in vita tutte le attività e saremo al fianco quotidianamente per loro, con loro. Quindi il confronto costante con gli esercenti per capire quali sono le richieste e le necessità, e quindi stiamo elaborando un progetto davvero interessante, innovativo, che deve essere di risposta nell'emergenza, ma deve essere anche un progetto di visione della nuova Ascoli, di una nuova offerta commerciale, di una nuova offerta turistica, di un nuovo concetto di città. Vogliamo realizzare la Smart City, vogliamo realizzare la Smart City, la città innovativa, dove dobbiamo sostenere la mobilità dolce. Infatti abbiamo un finanziamento importante per realizzare la pista ciclabile che porterà fino al mare, quindi il collegamento con la pista ciclabile di Spinetoli. Stiamo lavorando su una nuova idea di città e dobbiamo condividerla con tutti i cittadini, così come faccio settimanalmente di condividerla con tutte le forze politiche del Consiglio Comunale. A proposito del Consiglio Comunale, giovedì 14 maggio alle ore 15 ci sarà il Consiglio Comunale, che sarà in diretta streaming, e potete vederlo sul sito del Comune, dove si tratterà del bilancio, dove io ho presentato un emendamento di 1 milione proprio per rispondere alle emergenze Covid-19. Qualcuno ci chiede per l'aspetto Deors, per la prossima stagione. Intanto vogliamo lavorare su dare disponibilità immediata per l'estate e poi ragionare per la fase invernale. Per quanto riguarda l'apertura dei parrucchieri, barbieri e centri estetici, ma anche palestre, scuole di musica, scuole di danza, noi abbiamo fatto un sollecito all'Anci Marche, alla Regione, e stiamo spingendo per poter riaprire il 18. È stato effettuato un protocollo sperimentale per la riapertura di parrucchieri, barbieri ed estetiste. Il protocollo prevede obbligo di guanti e mascherine per i lavoratori e clienti, sanificazione di locali, arredi e strumenti, appuntamenti obbligatori, estensione degli orari di lavoro dalle 8 alle 21:30, con possibilità di lavorare anche nei giorni festivi. L'obiettivo nostro è quello di riaprire il 18 maggio. Speriamo che ascoltino le nostre richieste e che si parta con il 18 maggio, perché anche per le aperture in genere, la nostra visione che abbiamo voluto far passare, io l'ho detto più volte nel direttivo ANCI, anche nei tavoli istituzionali, non deve essere quello del codice Ateco, ma è quello di poter riaprire a tutti coloro che possono rispettare i protocolli. Tutte le attività che possono garantire la sicurezza e i protocolli, il rispetto dei protocolli, possono riaprire. E quindi riapertura, che significa indossare guanti e mascherine, rispettare la distanza tra clienti, fare entrare solo pochi clienti per volta, igienizzare gli ambienti e tutte le altre misure. Ogni attività avrà un protocollo specifico, perché ovviamente in base al settore dovranno esserci dei protocolli, ma per noi è importante che questi protocolli siano ufficializzati per poterli fare rispettare, e quindi l'apertura garantirla a tutti coloro che possono garantirli, e quindi togliere questo concetto del codice Ateco. Però ricordo a tutti che non è il sindaco che può decidere di riaprire chi riaprire e chi no, ma la decisione spetta al governo e alla regione, questo per i molti che ce lo chiedono. Noi ovviamente stiamo sollecitando, ma l'arrivo dei protocolli speriamo che porti poi alla riapertura per il 18. Allora, per quanto riguarda l'ecocentro, da lunedì comunico, come avevo fatto con un comunicato, si riaprirà l'ecocentro di Via Monini,
tornerà ad essere aperto sia al mattino che al pomeriggio per venire incontro a tutte le esigenze manifestate dai tanti cittadini. Dal lunedì al venerdì sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato dalle 9 alle 13. Ricordo a tutti che gli utenti dovranno attendere il proprio turno, indossare mascherine e guanti monouso per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'ecocentro. Devono accedere con i rifiuti già separati e svolgere rapidamente il conferimento per ridurre il tempo di permanenza all'interno dell'ecocentro. Si deve recare all'ecocentro solo per motivi di necessità. Bisogna rispettare le regole e le indicazioni degli operatori. Queste sono le indicazioni. Per quanto riguarda il cimitero, abbiamo deciso l'altro ieri di emanare un'ulteriore ordinanza, perché visto che comunque il distanziamento è stato mantenuto, il rispetto da parte dei cittadini è avvenuto, come aveva annunciato quando ho riaperto il cimitero, abbiamo deciso di riaprirlo anche il sabato e la domenica. E quindi sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 19, anche tutti i cimiteri rurali. All'ingresso all'interno del cimitero ci saranno le pattuglie della Polizia Municipale, il personale dipendente e i volontari della Protezione Civile che osserveranno il rispetto delle regole. Però devo dire che siccome i cittadini si sono comportati molto bene, questo è l'atteggiamento che mi piace e sinceramente è un atteggiamento che condivido e così man mano possiamo andare a riaprire tutte le attività e avviare a questa nuova fase. Ricordo a tutti i percettori di CAS, di contributo di autonoma sistemazione, che il 17 maggio scade il termine ultimo per presentare la dichiarazione da parte dei nuclei familiari beneficiari del CAS e quindi siccome ci sono molte famiglie che ancora non hanno inviato la domanda, invito tutti ad accelerare per non far decadere il diritto di ricevere il contributo. Quindi se avete anche parenti anziani o conoscenti, informateli attraverso i vostri canali social, attraverso il telefono, WhatsApp e ricordate che devono presentare la domanda che attesti di essere in diritto di continuare a percepire il contributo di autonoma sistemazione. Per ulteriori informazioni potete contattare l'URP al 333 20 27 310. E poi tutti gli altri numeri li metteremo sulla pagina del comune. Grazie anche qui al lavoro del sindaco di Martignano Armando Falcioni, ma anche altri sindaci, rimanendo sempre in tema CAS, la buona notizia è che in seguito percepiranno il CAS anche chi si è trasferito fuori regione, quindi l'ordinanza 670 della Protezione Civile ha definito una volta per tutte che la questione del CAS continuerà ad essere erogato anche a chi in seguito al terremoto ha trasferito la propria residenza o il domicilio fuori regione, a patto che lo abbia fatto in una delle quattro regioni comprese nel cratere sismico. Questa è una notizia molto importante, visto che c'erano tante persone di Ascoli, ma anche dei comuni limitrofi che si erano trasferiti a Sant'Egidio, Ancarano, Villa Lempa o comunque nel vicino Abruzzo e rischiavano di perdere il CAS. Lunedì 18 maggio torneranno le messe alla presenza dei fedeli e quindi, come avrete letto, si riprenderanno le celebrazioni. È stato firmato infatti il protocollo dal presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il protocollo indica di rispettare tutte le linee e le misure affinché le celebrazioni liturgiche con i fedeli riprendano in maniera sicura. Ingressi contingentati e divieto di ogni forma di assembramento, rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone e l'obbligo di indossare la mascherina. È una notizia che volevamo dare, visto che tante persone ci chiedevano quando potevano riniziare ad andare a messa e molti fedeli ce l'hanno chiesto. Ulteriori aggiornamenti non ne abbiamo, però volevo ringraziarvi oggi. Sono particolarmente contento che siamo tornati qui all'Arengo dopo tanto tempo. Sono contento del calore,
quotidiano che ognuno di voi mi fa sentire con messaggi, chiamate e con commenti. Vi ringrazio perché è stato fatto un grande lavoro di squadra e grazie ad ognuno di voi che siamo riusciti a superare questa fase così terribile. Ovviamente dobbiamo mantenere alta la guardia, dobbiamo mantenere alta la concentrazione. È stato un periodo molto difficile, intenso, però sono certo che ne usciremo più rafforzati. E ora però noi dobbiamo concentrarci sulla ripartenza, sulla fase 2, essere accanto alle attività economiche. Vi assicuro che così come abbiamo fatto nell'emergenza, rimarremo sul campo di battaglia accanto a voi tutti i giorni, quotidianamente, e non vi lasceremo mai soli. Quindi con misure concrete, con azioni importanti e dove serve anche con solleciti importanti da un punto di vista politico e istituzionale al governo e regione. Perché ora più che mai non dobbiamo dividerci tra colore politico, ma dobbiamo essere tutti uniti al di là di ogni appartenenza. Tutta la città unita, come ha dimostrato in questa fase. Molti ci chiedono quando riapriranno i mercati, probabilmente noi stiamo spingendo per riaprirli con le dovute misure, precauzioni e distanziamenti per il 18 maggio, ma ancora non abbiamo l'ufficialità così come le altre attività. Io ho terminato, però voglio fare gli auguri ai neogenitori Valentina e Patrizio per la nascita di Michelangelo, auguri a questa nuova famiglia, tanti auguri di buon compleanno a Eliana Scaramucci che ha compiuto 50 anni, tanti auguri ad Alice, la ragazza del mio amico Pier Gianni Orsini, un grande abbraccio e per domani auguri a tutte le mamme per la festa della mamma. Grazie per quello che rappresentate, per quello che fate, soprattutto per essere un punto di riferimento di tutti noi e quindi un augurio, un abbraccio a tutte le mamme ascolane e un augurio per domani. Io vi ringrazio, se volete seguirci per tutte le informazioni, vi ricordo. Qualcuno mi scrive se ricordi le scuole di musica, l'abbiamo detto prima, abbiamo sollecitato la riapertura e speriamo che vengano inserite nelle riaperture del 18 maggio. Io vi ringrazio per seguirci, basta mettere un like sulla pagina Facebook o seguire sulla pagina Instagram o per tutte le informazioni le aggiorniamo quotidianamente sul canale Telegram Marco Fioravanti Sindaco. Grazie a tutti, buon sabato e buon fine settimana a tutti. Ci vedremo mercoledì nella prossima diretta per aggiornarci. Se ci sono novità e aggiornamenti, vi daremo quotidianamente sulla nostra pagina con i vari post. Grazie.